Ragazzi, e con questo panorama io vi do il benvenuto in un nuovo video di The Last of Us Parte 1 sul PC. Siamo finalmente usciti dalle fogne, siamo sempre con Ellie, Sam e Henry. Niente, siamo arrivati in questo posto che sembrerebbe una piccola cittadina, non si capisce ancora. Vediamo cosa ci riserverà. Qua abbiamo un cartello di dove siamo, tipo un quartiere, un centro abitato piccolino. Siamo ancora vivi, questa è la cosa più importante. Siamo ancora tutti vivi e stiamo ancora in... e siamo insieme soprattutto. Desolazione totale. Piena di roba qua. Wow, che strano. Vediamo cosa ci dice questo foglio. Altra notte, altra sparatoria. Ho visto i lampi degli spari dalle finestre dei Carson. Ho passato l'intera nottata in una stanza con tutta la famiglia. Dubito che qualcuno sia riuscito a dormire. È solo questione di tempo prima che gli sciacalli cerchino di fare irruzione in casa nostra. Dobbiamo uscire da qui. Quel tizio magro ci ha avvicinato ancora, ha scambiato altri dei suoi proiettili con un po' del nostro cibo. Ci ha offerto di unirci a lui nel suo nascondiglio. Dice che è sicuro e soprattutto nascosto. L'ha descritto come facile da difendere. Ha detto che l'unica ragione per cui si fida di me è perché ho dei bambini. Non penso che possiamo restare qui ancora a lungo. Sembra una persona affidabile. Domani suggerirò a tutti di accettare la sua offerta. Kyle. Là. Beh, non si è rivelata una grande idea. Infatti. Che bello, ragazzi, i dettagli È stato molto veramente. emozionante, eh? Oh, sì. Un sacco. Come siete finiti insieme? Oh, io... Una mia amica, Marlene, gli ha chiesto di portarmi dalle luci. Andate d'accordo, no? Sì, beh... Ora lo comando a bacchetta. Vero, Joel? Fa la spiritosina, Ellie. Wow. Raga, sono rimasto un attimino incantato. Proviamo a scendere qui, vediamo un attimino. Cani? Meglio starne alla larga. Questi non sono come quelli della zona. Sono feroci. Questo è un banco da lavoro. Bene, al lavoro. Oh, è un camioncino dei gelati. Un camioncino dei gelati? Già, me l'ha detto Henry. No, non la volevo Vendevano il gelato aprire. direttamente dal camion. No, non me lo volevo perdere questa discussione. È vero, questo affare metteva una musichetta inquietante a tutto volume. E i ragazzini uscivano di casa per comprare il gelato. Mi state prendendo per il culo? No, sono serio. Cavolo, erano tempi strani. Te l'avevo detto. Ellie sembra venuta da un altro mondo proprio. Ottimo, è un buon posto. Ok, allora ci siamo fatti la fondina per la seconda arma, raga. Quindi con 4 mettiamo così, 3 e 4. Ok. Qua abbiamo solo un proiettile. E allora no, rimani così, così. E qua mi metti il fucilozzo. Solo due colpi abbiamo nel caricatore, vabbè.
Raga, questi cani così... mi sa di strano, molto strano. Queste case sono tutte da lootare, però... oh, munizioni. Pillole. Raga, la combinazione era 8, 21, 36 senza nemmeno trovare il fogliettino. Sono andato a orecchio, non ci crederete mai. Munizioni siamo pieni. Stavo ascoltando ogni tic che faceva ogni volta che giravo il numero. Magari era scritto qua. 8, 21, 36. Era scritto qui. Vabbè raga, l'ho fatto a orecchio. Un punto per me, un punto per Joel. Ehi Sam, attento. Sì. Ma stanno facendo okay. Questi? Sì, prima io. No, vabbè, stanno giocando a freccette. Cavolo. Tocca a te. Vai Ellie. Lanciarla? Sì. Wow, ho del talento. Fortuna. Non è vero. Che fortuna. Ok, levati, ti vanti troppo. Ah no. Ci siamo. Merda. Terribile. Ok. Un pareggio. No, ti ho proprio distrutta. Ma come distrutta? Se è praticamente un pareggio. Sì, ok. Nonostante tutto... no, posso tirare anch'io? Cercano un modo per non pensare a tutto questo. Minchia, Joel, ma che... un giorno i ragazzi saranno di nuovo ragazzi. Andiamo. Vado, meno male che con la pistola non sei così. Non sei a quel livello. Le luci sono state qui. Già, così sembra. Come faremo a trovarle? Conosco un tizio. A dire il vero è mio fratello. Faceva parte delle luci. Ho sentito che era in Wyoming. Andiamo là, lo troviamo e poi troviamo le luci. Ci stai? Mi sembra un buon piano, amico. Raga, mi puzza la cosa. Molto. Ecco qua, lo sapevo. L'ho detto. Hai visto da dove spara? Veniva dalla strada. Ok. C'è un cecchino. Voi state qui. Prima che protestiate, ho bisogno che lo teniate giù. Io faccio il giro. E vedo se trovo un angolo di tiro. Ok. Attenzione. Dove siete finiti, brutti cacasotto? Ma questo pazzo... devo capire dov'è. È là davanti. Ok, è là davanti. Devo fare il giro. Ok. Joel, fagli vedere come si fa, va? E dai. Ma c'è solo lui, quindi. Penso proprio di sì. Oh, cazzo. Ehi, fai il giro. Fallo stare giù. Raga, ma cosa mi ha visto? Oh, merda. È qui.
Aia. Raga, questa non me l'aspettavo, sinceramente. Vabbè, è entrata all'improvviso. Vieni, vieni, vieni. Questi hanno tutte le altre pistole. Munizioni per l'altra pistola. E un'altra è andata, dai. Molotov, siamo pieni. Sparito! Bastardo, ti troverò. Vi vedo! Donna. È andato. Ok, piano piano, un passo alla volta. Non abbiamo più mattoni da tirarli. Speriamo che non mi vada questo. Ascolta, amico, veniamoci incontro, no? Eccolo qui! Porca troia! Pagherai per questo! Bello. Ma che cavolo, si è spostato? Eccolo, lo sapevo, guarda. Mamma mia, Joey. Non lo freghi. Non lo freghi. Che cos'è? Madonna. Vabbè.
Merda. Ciao bello. Raga, non c'è storia. Dov'è l'altro? L'ho visto qua sopra. Eccolo. A quello gli ha aperto una porta abusiva nel petto, raga. Forza, ragazzi. Porca puttana. Dov'è? Oh. Uno qua. Mamma. Ciao. Headshot, due di fila. Oh. Figlio di Troia. Raga, Joel lo apre il cecchino. No, questo non è buono. No, 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 no. Sono quei turisti dalla città. Ancora Joelry. Ma ce n'è un altro che sta... Siamo tornati, bastardo. Raga, c'è qualcuno che non vedo. Adesso questa avanza, guarda. E avanzano anche gli altri di conseguenza. Bello. L'ho bucata? No. Non ci credo. Occhio. L'ho preso. Bello, l'ho sposato dentro. Mamma mia. No, vabbè. Oh, è stata tosta. Stai bene, Sam? Sì, tutto ok. Abbiamo fatto casino, però. Di niente, Ellie. Guarda qua. Bene, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto troppo casino, però. Dobbiamo muoverci. State attenti. Bene. Ecco, lo sapevo. No! Sam, stai bene? Sì, sto bene. Sicuro? Ho detto che sto bene. E perché sei ancora in terra? Muoviamoci! Ci credo. Raga, è pieno. No, 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 dobbiamo andare via. Scappa, scappa. Raga, ma cosa? No. Siamo ancora qui. Siete feriti? No, tutto ok. Ok, ora di lasciare questo posto. Andiamo. Su, forza. Dai, 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 che abbiamo una via di fuga. Raga. Madonna, che impresa. Smettila, dai. No, sono serio. Era il compleanno di Tommy. Tutto quello che voleva fare era affittare due Harley e attraversare il paese. Ah, amico. Morirei felice se potessi fare anche solo il giro del palazzo. E com'era? Era bella, molto bella. Bella? Ma lo senti? Dai, amico, voglio i dettagli. Descrivila. Sapete cosa?
Voi due avete bisogno di privacy. No, no, Ellie. Senti, non si tratta di una moto qualunque, ok? Quando sali su quel bolide, senti il motore. È indescrivibile. Ah, sì? E come lo sai? L'ho visto nei miei sogni. Brum, 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 brum. Ok. Credo che non verrà nessuno del nostro gruppo. Già. Mi sa che saranno... E ora la parte più difficile. Tutti morti. Spiegarlo a Sam. Beh, si può dire che quei due e hanno fatto tutto da solo, si è mangiato. Tu che fai? Sam, guarda che ti fa male. Archivio tutto il cibo che abbiamo trovato oggi. Ah, ok. Capisco. E come siamo messi? Pesche sciroppate. Pesche sciroppate. Ti ha mandato Henry? No. Perché avrebbe dovuto? Per controllare che non faccia cazzate. Direi che ce la siamo cavata bene oggi. Soprattutto tu. E va tutto bene? Sì, tutto a posto. Ok. Allora... Buonanotte. Come fai a non avere mai paura? Chi dice che non ce l'ho? Cosa ti spaventa? Vediamo... Gli scorpioni sono spaventosi. Ironica, come sempre. Rimanere da sola. Eccola. Ho paura di restare sola. E tu invece? Quei cosi là fuori. E se le persone fossero ancora dentro? Se fossero intrappolate e non avessero il controllo del corpo? Ho paura che succeda anche a me. Ok. Per prima cosa, siamo una squadra, ok? E ci aiuteremo. E poi... Potrebbero sembrare persone, ma quello che erano non è più lì dentro. Harry dice che hanno voltato pagina. Che sono con le loro famiglie. Come in paradiso. Credi che sia così? Un po' sì e un po' no. Intanto... Mi piacerebbe crederci. Ma non ci credi? No, non proprio. Già. Nemmeno io. Oh! Con questi discorsi seri... Quasi dimenticavo. Tieni. Se non sa che esiste, non può portarlo via. Ok. Io l'ha preso sono lei esausta. Nel negozio di giocattoli, raga, ve lo ricordate? Ci vediamo domani. Nell'altro episodio. Quando l'abbiamo incontrato. Non lo vuole? No! Ma che cazzo mi stai dicendo, raga? Si è infettato! Ma me lo fa vedere così! Cavolo. Oddio, e quindi? È buon profumo. Siamo al giorno dopo. Buongiorno. Dov'è Sam? L'ho lasciato dormire per una volta. Ah. Beh, se vuoi che ci raggiunga, puoi andare a svegliarlo. No, okay. Ellie. Sam? Oh, cazzo, ragazzi. Ormai è entrato. Sam! Oh, che Dio! No! Merda, si trasforma! È mio fratello, cazzo! Che cazzo fa questo? Fanculo! L'ha sparato! Merda! Ellie! Ellie, stai bene? Oh, mio Dio! No, raga! Oh, no! Sam...
Harry. Ellie, stai qui. Harry. Harry, che cosa hai fatto? Ora dammi quella pistola, ok? Ok, 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 piano. È colpa tua. Non è colpa di nessuno. No, raga, Harry. Raga. È tutta colpa tua. Harry. Harry, no. No, raga, ma cosa sta succedendo? No. Ma ti ha sparato. No, raga. Che brividi. Brividi, non ci posso credere. Cosa abbiamo assistito? No, vabbè. Così, nel giro di un minuto. No, non ci credo. No, vabbè, raga. Cioè, io per questo video voglio 100 like subito, adesso li voglio. Siamo in autunno. No, vabbè, raga, non ci credo. Contea Jackson. Significa che siamo nei pressi della città di Jackson, giusto? Contea Jackson. Dovrebbero trovarsi a poche miglia da qui. Sei pronto a vedere il caro fratellone? Si è cambiato la... Sono solo pronto ad arrivarci. La camicia? Sei nervoso? Non so cosa provo. No, vabbè, ragazzi, non ci posso credere, non ci credo. Noi ci fermiamo qua, non posso andare oltre. Devo riprendermi da questo shock di che cosa è successo nel giro di un minuto. No, vabbè, raga. Noi ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Are you ready? Out to the masters. Degenerate!